ricomincia dal 20 maggio 2014, cari ascoltatori. È da oggi che ricomincia la storia, che deve proseguire, dare continuità ad un titolo che è nato il 15 gennaio del 1908. Ultimo minuto, attenzione, attenzione, Paparesta ci sta pensando, potrebbe rilanciare a momenti. Vediamo un po', mastica il chewing gum, sembra però molto convinto, tranquillo, lo farà probabilmente. Questa è la sensazione. Cari ascoltatori, la storia stiamo raccontando oggi su Controradio, il canto del gallo. Con voi per seguire l'asta per aggiudicare il Baricalcio dopo il fallimento dichiarato il 10 marzo scorso, dopo una gestione di 37 anni. Attenzione, mezzo minuto, mancano 30 secondi. Al momento è Cipollone il presidente del Bari, diciamo così. 4 milioni, 4 milioni Paparesta, è arrivato il rilancio di Gianluca Paparesta. Gli appelli ancora alla responsabilità e al silenzio, all'ordine del giudice De Simone, una donna che entrerà anch'essa in questa giornata storica per il Baricalcio. Tutti seguono in silenzio, dagli uffici, dalle scuole, dall'università, dalle strade, quanto sta succedendo nel tribunale, con una radio, con un MP3, con qualsiasi strumento, ascoltatori. È così, oggi è così, si fa la storia. Il miglior offerente risultato è quindi aggiudicatario provvisorio Paparesta con 4,8, il secondo Cipollone con 4,6, il terzo Izzo con 3,2, Rosati con 2 milioni di euro. Il primo aggiudicatario dovrà presentarsi il 23 maggio dinanzi al notaio Francesco Petrera alle ore 16. In caso di mancata presentazione perderà la cauzione versata e dovrà presentarsi il secondo miglior offerente, che è Cipollone, il 29 maggio ore 16, sempre dinanzi al medesimo notaio. Un motivo di grande gioia e soddisfazione aver compiuto e coronato un passaggio molto importante nella storia del calcio della nostra città. Il canto del gallo. Tutto pronto, parte quindi Gennaro Del Vecchio, il tiro e la rete. Ternana 1, Bari 3. Gennaro Del Vecchio chiude la gara, 3 punti pesantissimi per il Bari, che sale a quota 51 in classifica, e i playoff restano un obiettivo davvero concreto. Gennaro Del Vecchio, 3-1 del Bari a Terni, l'esultanza sfrenata dei giocatori del Bari, che hanno chiuso anche con qualche patema di troppo la sfida, dal dischetto Fazio, che si è anche tuffato bene, va detto, per non essere un portiere. Del Vecchio ha però angolato bene la conclusione con il piatto destro, palla nell'angolino alla destra di Fazio. Ternana 1, Bari 3. Un'accoglienza straordinaria. Fantastico, non me l'aspettavo. Ormai è diventata una consuetudine. Sì, una consuetudine piacevolissima. Vediamo un'esperienza molto dura, perché la tifoseria della Ternana è stata molto dura. E noi ora ci crediamo, la salvezza è quasi acquisita, quindi ora ci speriamo. Certo che ci crediamo, siamo a 2 punti dalla zona playoff, ci dobbiamo credere per forza. La festa dell'aeroporto si è trasferita alla stazione centrale. Sì, la festa non si è trasferita solo alla stazione centrale, la festa è in tutta Bari, per cui è tutta Bari che è in festa. Ciaudone mette al centro, gol! Rete di João Silva, gran gol del Bari, contropiede all'ottavo minuto, Bari in vantaggio con la Juve Stabia. Una disattenzione difensiva delle Vespe e poi gran contropiede della squadra di Alberti, e finalmente torna al gol lui, il portoghese João Silva. Barriera molto corta quella impostata dalla Cittadella, con 6 uomini più 2 del Bari per la testa di João Silva e Calderone a dare fastidio. Pallucco con il mancino, tiro! La rotta! Il canto del gallo. Si fa 26 minuti e 5 secondi
bene il cronometro, hai detto bene, un catino bollente il San Nicola quando il Bari è in possesso di palla con Guarna che tocca per Polenta, sfera per Del Vecchio nel cerchio di centrocampo, si gira Del Vecchio saltando anche Gonzalez, appoggiando poi su Chiosa, Sabelli va a puntare qui Marianini, rientra sul destro Sabelli, cross, gol, 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 gol! La rete del Bari! Galano. Il Bari che va in gol con Cristian Galano al 28esimo del primo tempo! Galano ha raccolto una giocata di Gio Silva a sinistra, palla tolta con esperienza del prete, cross con il piattone destro al centro dove è arrivato Galano che ha anticipato Mazzotta e con il mancino ha battuto Gomì, Bari in vantaggio al 28esimo. Che sofferenza, tra poco andremo in cronaca diretta con il nostro Luca Guerra, intanto dobbiamo salutare tutti gli ascoltatori, però c'è il Bari, attenzione! Gio Silva! 2-0 di Gio Silva, nel momento più difficile il Bari va via in contropiede e trova il raddoppio, chiude la partita allo Shida e va in semifinale! Evidente l'infrazione del calciatore della Latina, quindi rete da annullare, questo si può dire senza timore di smentita. Alassane che va a sinistra, palla all'indietro ancora per Jonatas che si tuffa qui, no, calcio di rigore, no, io non posso credere ci sia un calcio di rigore qui, davvero, scusate. I due non si toccano neanche, stiamo raccontando qualcosa di inenarrabile, non si può concedere un calcio di rigore, intanto la rete purtroppo del Latina, ma è pazzesco concedere un calcio di rigore così. Sono due errori pesantissimi, due gol regalati a Latina tra andata e ritorno. Eurogol di Cristian Galano, mio Dio che gol Cristian Galano, mio Dio che gol! Palla del Piero potremmo dire, ma dall'altra parte con il mancino, una giocata spettacolare, un dribbling al limite dell'area e poi un sinistro a giro che non ha dato scampo a Pellizzoli. Bari 2, Entella 0. Si comincia a cantare in aeroporto. Come si vive questa passione? Onore ai 600 tifosi che sono andati a Catania. È bellissimo perché ti fa dimenticare praticamente tutti i problemi che hai e quindi in questo momento è bello essere qui. Ringrazio anche ancora una volta tutti i tifosi che sono venuti fino a Catania e sono sobbarcati un viaggio sicuramente non semplice, però poi vabbè, rientro qui è stata una cosa incredibile. La senti questa voce? Chi canta il mio? Io non vado molto in giro per Bari, però quando vado in giro è ora buongiorno mister, la seconda è I'm Avenged, e quindi prendiamo, portiamo a casa e pensiamo a quello. Ma penso che sia qualsiasi città d'Italia e si vive di eccessi, ma è giusto, secondo me è una contestazione sacrosanta perché le partite si possono perdere ma non così. Non
non vorrei che ci fossero fraintendimenti. La società è talmente solida che non ha bisogno oggi di nuovi investitori. La solidità la danno i risultati, la dà il pubblico, la dà una gestione oculata e soprattutto una gestione che vede anche dei ricavi che noi avevamo preventivato che si stanno realizzando. Quindi assolutamente non è un problema di solidità societaria, assolutamente posso garantire che fino alla fine del campionato non c'è questa necessità. Poi questa è chiaro che se dovesse arrivare un investitore spinto a investire tante risorse per il Bari, io come tifoso del Bari non posso che essere felice, ma non significa che la società è in una vendita, anzi assolutamente. Mi ritiro, non lo so, adesso si può dire tutto, no? Hai perso e allora si può dire tutto, però non ci sono delle correlazioni. C'è una partita da fare che non è andata come speravamo tutti. Non è che ci abbiamo molto da parlare, da eventualmente da fare. Onore per me essere qui, un grandissimo onore. Mi sono reso conto ieri sera quando sono stato prelevata all'aeroporto. Signori, io lo metto per iscritto, io ho detto anche al presidente, non è che gli vengo qua per rimacchiare. Io sono estremamente ambizioso, certo, però voglio essere assolutamente umile. Ad oggi l'obiettivo vincere la Serie A è assolutamente un sogno realizzabile, non facile. Chi è che ha mai scalato? Avete mai fatto un alpinismo? Secondo voi quando un alpinista decide di scalare una vetta, si mette lì in parete e guarda la vetta? Se guardasse la vetta perde l'equilibrio e cade. Noi siamo in questa condizione, dobbiamo guardare metro dopo metro, chiodo dove scegliere la parete per piantare il chiodo dopo chiodo, però con l'idea e il sogno di arrivare là. E allora torniamo con il gol del Bari. Minala porta in vantaggio i biancorossi su una grandissima azione che si è sviluppata sulla sinistra. Il camerunense ha messo in rete Luca Guerra da San Nicola. Il Bari ha bloccato il risultato 1-0, Josef Minala, giusto così, il migliore in campo fino ad allora. Grande giocata di De Luca sulla sinistra, tiro cross smanacciato, non perfettamente per il 2-0 da Di Gennaro. Minala è intervenuto sul secondo palo, con il piattone l'ha messo in rete, sembrava quasi scritto nel destino che dovesse andare in rete il numero 14, il più giovane tra i 22 in campo, ma anche il più bravo fino a quel momento. 3-2-1. Trasmettete, perché è importante far arrivare qualcosa alla gente. Parlare è facile, quello che invece arriva al cuore delle persone è molto più importante che quello che arrivi alla testa.